Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno. Intro veloce perché ho fame. Allora, mukbang questa sera, mukbang insieme con verdure miste dell'edizione limitata della Lidl, che avevano messo fuori ancora nel periodo natalizio, che io avevo preso ben due sacchetti e questo è l'ultimo, non ne ho più, le ho finite. E sono carote gialle, carotine, broccoli, cavolfiori. Credo basta. Sì, buonissimi, buonissimi. Io le ho fatte con il curry, con questa criminal curry, che ho semplicemente messo le verdure surgelate in una pentola, poi le ho cucinate con l'acqua e poi c'è una luce fotonica. Ma guarda, vabbè, non importa, va bene così, ce la facciamo andare bene. Ho aggiunto l'acqua, un po' di sale, un po' di curry, un po' di farina e gioco è fatto. Poi si è cucinato tutto e si è L'acqua si era appresa con la farina e curry, ha creato questa cremina. Tanti ci mettono il brodo, però va benissimo anche con l'acqua, secondo me è buonissimo anche così. Poi le solite olive, quelle greche, queste, non è uva, e una svizzera con una sottiletta sopra, una semplice svizzera. Il cosiddetto hamburger, però c'è solo la carne, non il pane. Ok, cioè, sento fuori i campani, casino di tutto, non importa, noi procediamo col nostro mukbang o mukbang, che ancora nel 2022 non ho capito come si pronunci, ma credo siano solo dettagli inutili. Ovviamente le verdure al curry le potete fare anche, che sono più buone, con le verdure fresche. Però avevo comprato queste in inverno, che fa così, si va di verdure surgelate. Che poi questa semplice combinazione le rende super gustose, quindi quasi come un piatto fit si può definire, perché non ci ho messo olio, non ci ho messo niente, e quindi anche una cosa che può essere super da dieta, come le verdure bollite, che possono sembrare una cosa così schifa, brutta schifa, invece con un po' di farina, un po' di curry si crea sta cosa buonissima, tipo da ristorante indiano. Ci si può abbinare anche del riso, so se è tipo dieta, così il riso gonfia, cioè riempie la pancia e si sente la sazietà. Cioè, ma quante cose mi insegna la dea Ecate. Un po' scomoda. Come vedi ci sono queste carotine, le campane qua suonano come se non ci fosse un domani, soltanto perché è mezzogiorno. Queste carotine gialle fatte a rondelle. Vogliamo finire di rompere i marroni alla gente con queste campane? Sembra lo Zeb 89.
Adoro le verdure fatte così. Ho chiesto su Instagram se mi facevate delle domande per creare questo video, insomma, per integrare un video mukbang, oltre che parlo io a vanvera, rispondo anche alle vostre domande. Non me ne avete fatte tante. Le poche che mi avete fatto adesso andrò a rispondere. Io praticamente nel post avevo semplicemente detto domani andrò a fare un video mukbang ASMR, fatemi delle domande a cui poi io risponderò. E quindi c'era l'info, cioè c'era il box delle domande dove le persone dovevano andare a scrivere la loro domanda. E mi ha scritto domanda, cosa vuol dire? Sulle mie storie c'è sempre qualcuno che non capisce cosa sto dicendo. E sì che mi sembra così facile, cioè nel senso, mi sembrava di essere stata chiara. Allora, la prima domanda è: qual è il tuo film preferito? Penso che ormai lo sappiano tutti, anche i muri, che il mio film preferito è La Guida Galattica per autostoppisti. Volevo inizialmente dire: mi scuso perché oggi sono tutta buttata male, non mi sono truccata, bla bla bla, bla bla bla, 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 non c'ho voglia. Vi beccate la Decathy così com'è e state anche zitti. Tanto è inutile giustificarsi, perché mi devo giustificare perché sono me stessa. Cioè, non capisco. Ci sono dei momenti in cui non si ha tempo per truccarsi, sistemarsi bene e Sam sta piangendo. Sam dall'altra parte della porta che piange. Dicevo, non c'è tempo per truccarsi tutto. O si gira il video o non si gira, perché se ci si trucca, poi arriva troppo tardi e non si può girare il video. Quindi ho preferito, ho optato per essere, tra virgolette, trasandata. Che tanto poi ho tagliato anche la faccia, ma non perché sono trasandata, anche perché posso mostrarmi, se no non si vedeva il piatto. Quindi ho optato di più per essere, tra virgolette, trasandata e però fare il video. Dovreste riflettere su questo. Prossima domanda. Cosa trovi di interessante in una persona? Tre cose. Aspetta perché manca un pezzo. No, tre cose. Ok. Allora, sicuramente la personalità, so che è banale, ma nel senso che se ha qualcosa da dire, se ha delle proprie opinioni, e non è una delle solite persone perché purtroppo ne incontrate tante, di quelle persone che qualsiasi cosa dici ti danno ragione e non hanno un loro, una loro
loro punto di vista, magari ce l'hanno, però hanno paura che, di dirlo per qualche motivo e quindi ti danno ragione qualsiasi cosa dici. Io mi annoio con quelle persone. Ci può stare che abbiamo delle cose in comune, che ci piacciono le stesse cose, alcune cose, ma non tutto, o che la pensiamo uguali su certi argomenti. Ci sta, ma non tutto, cioè è impossibile, c'è qualcosa che non va, capito? Quella cosa mi piace, mi interessa, soprattutto se sanno cose che io non so, mi affascina perché io posso imparare cose nuove, che a me piace tanto imparare cose nuove. Poi mi piace tanto sapere cosa pensano gli altri, sapere i loro punti di vista, che se sono diversi dai miei, ben venga. Infatti su Instagram quando vi chiedo il vostro parere, cioè lo faccio perché voglio, non perché stavo cercando di acchiappare visualizzazioni o interazioni, roba del genere, a me interessa davvero. Perché dopo io mi faccio tipo in testa un quadro generale della situazione e dico ok, qualcuno la pensa così, qualcuno la pensa colà, e io mi faccio tipo io, in base a cosa penso io, traggo le mie conclusioni sulla faccenda, cioè non so come spiegarlo. Però sì, tante volte prendo anche delle decisioni così, chiedendo un po' a tutti i miei amici e poi facendo io un tipo rielaboro col cervello, quello che penso io, quello che penso gli altri, qual è la scelta giusta, la decisione giusta. Questo mi permette di vedere le cose da tanti punti di vista diversi ed è molto importante per me. Quindi la personalità, che è quello se ha qualcosa da dire, poi è interessante anche come reagiscono le persone, perché ogni persona reagisce in modo diverso e tutto il tuo mondo cambia. In base a come reagisci alle situazioni. C'è quello tipo, ho fatto un esempio giorni fa a una mia amica, in Africa per esempio, facendo proprio estremizzato, in Africa ci sono i bimbi che non hanno né acqua né acqua potabile né cibo, ma hanno un mega sorriso, poi magari a caso a New York ci sono le persone mega ricche che hanno tutto, gli si spezza un'unghia e fanno un dramma. Ecco. È proprio per estremizzare il fatto che mi piace vedere come una persona reagisce. Se uno fa troppo dramma non mi piace. Se uno invece, nonostante le difficoltà, riesce sempre a cavarsela, riesce a trovare sempre una soluzione o nonostante tutto va avanti, mi piace perché è una persona, secondo me, interessante in gamba. Penso faccia comunque parte della personalità, però vabbè, ci sono troppe sfaccettature delle cose. Una persona interessante potrebbe anche essere una persona che ha, oltre alle opinioni, ha magari tanti interessi. Interessanti? Sì, vabbè, non lo so spiegare. Vediamo come potrei dirlo. Non è una persona noiosa perché, vabbè, oltre ad avere la sua opinione, ha sempre qualcosa da dire, ha anche tipo, oltre al lavoro, non pensa solo al lavoro, che però è giusto comunque pensarci, però ha anche altri interessi al di fuori del lavoro. Qualsiasi, vabbè, sempre cose però legali o comunque non cose brutte, ecco. Però qualsiasi tipo di interesse, che può essere un hobby, uno sport, non lo so, qualsiasi cosa, videogiochi o insomma che ha qualcosa che fa per se stesso, per farsi, per stare meglio. E più è particolare, perché se uno mi dice a me piace andare in bici, sono uno sportivo, vado in bici, dico vabbè, sì.
Ok, però se uno fa una cosa ancora più di nicchia, strana, lo rende ancora più interessante. Tipo adesso il mio nuovo hobby, oltre vabbè a creare le cose, eccetera, eccetera, mi piace andare in giro e cercare le piante, di salvare. Se ci sono delle piante che stanno morendo, io le salvo, le porto a casa. Mi è già successo, avevo trovato una piantina a Rovigo che era tipo... C'era il vaso su una strada, un edificio tipo non so cosa fosse, una fabbrica forse, non lo so. Comunque c'era questa piantina lì sulla strada, proprio sul marciapiede, e dentro un vaso, e un ramoscello della piantina era per terra, sul cemento, e io l'ho presa e l'ho messa in tasca. Cioè, all'inizio sono passata avanti, l'ho visto, sono passata avanti, poi mi sono fermato, sono tornata indietro, l'ho preso, l'ho messa in tasca, adesso l'ho piantata già da un po' di settimane e mi ha fatto il fiore, c'è cioè un fiore giallo bellissimo, cioè da che era morta, perché era staccata dalla pianta chissà da quanto, è riuscita a rifiorire. Oltre che fare le radici, a rifiorire. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, quindi adesso la mia missione è, quando vado in giro, guardo in giro che se ci sono delle piantine che hanno bisogno, le porto a casa. Allo stesso modo mi è venuta l'idea di provare a fare la riproduzione per sì, ricreare, diciamo, le piante per talea, che sarebbe il ramoscello, tipo, no? E quindi adesso quando vedrò una pianta che mi piace, che però non è nel giardino, cioè non è che vado a rubarla, se è un luogo pubblico dove posso farlo, ovviamente, prendere un rametto e provare a fargli fare le radici a casa mia, che dopo diventa la mia piantina. Ti dico anche un'altra cosa, creatura. A me piace sperimentare, come avrai già capito. E adesso ogni volta che ho voglia di mangiare degli snack, dolci, salati, qualsiasi, mangio insalata. Quindi voglio vedere quanto resisto a questa cosa e se cambia qualcosa nel mio organismo facendo una cosa del genere. Perché prima facevo merenda tipo con, non so, patatine, cioccolate varie, quando ero in preciclo mi veniva voglia, non so, di... Avevo voglia del Twix. Ho sempre voglia di sto Twix, non so perché. E quindi adesso ogni volta che ho voglia di quelle cose lì, mi faccio tipo una ciotolina di insalata oppure di quelle verdure lì col curry, quando ho tempo. Se no apro il sacchetto, quello con l'insalata mista, e lo condisco e mangio quello. Perché non si ha sempre... Cioè, le patatine alla fine le si mangia perché sono in sacchetto, sono già pronte, oltre che essere buone, ovviamente. Però sono anche veloci. Quindi adesso voglio vedere cosa cambia nel mio organismo, se mi sento diversa. Sì, sono una persona strana. Ok, proseguo con le domande. Qual è il tuo supereroe preferito? Io non ho supereroi preferiti, mi piacciono i Guardiani della Galassia, non so, non credo che siano considerati supereroi, quindi io direi Groot, ma non so, Star-Lord, Rocket Raccoon, direi Groot, ma non credo che sia un supereroe, quindi non ho supereroi, Nutriamen, no scherzo, vabbè. Il tuo cibo e bevanda preferiti? Allora, vabbè, cibo preferito? La pelle del pollo arrosto e attualmente anche le olive greche,
queste qui con nocciolo però, perché quelle senza sono troppo salate e faccio fatica a mangiarle. Di che umore sei stasera? Vabbè, non sono proprio, non è proprio sera, è mezzogiorno, comunque sono felice, tranquilla. Che tipo di video ASMR ti rilassano? Premettendo che vado a periodi, quindi per un periodo mi rilassa una cosa, dopo mi triggera un'altra, dopo un'altra ancora. Attualmente, cosa cerco? Ho avuto poco tempo attualmente per guardare video ASMR. L'ultimo video che ho visto è un video con una bambola reborn che sembrava super realistica e le bambole con le, re sì, le bambole. I video con le bambole reborn sono super triggerose, non so per quale motivo. Mi piace quando tipo accarezzano la nuca o la testa della bambola e, o quando la spazzolano, mi dà dei trigger fotonici, è super bello. Poi anche molto dolce. Mi guardo i mukbang ASMR in questo periodo. Mi guardo in questo periodo i roleplay anche. E mi piacciono quelli vecchi, no? Cose nuove. Mi vado a riguardare i canali vecchi che mi piacevano, che non fanno più video, tipo ASMR Makeup and Beauty, che a me piaceva, non so perché ha smesso di fare i video, come al solito. Quando mi piace qualcosa poi smettono di farla. Lei faceva dei video un sacco rilassanti, soprattutto il roleplay. Purtroppo non fa più video. Anche Shen. Rebis si era rimesso a fare i video e poi ha smesso subito. Si è fermato, non so per quale motivo. Mi riguardo spesso tipo uno dei suoi video, ha fatto un video assaggio, mi piaceva tanto e l'ho guardato varie volte. Ah, e poi ho guardato molto anche il canale di ASMR di Ponente, che ha partecipato al mio video, alla mia collaborazione con Dire Fare Baciare, era l'elfo di Natale, Gioia. E anche il suo canale, mi sono vista tanti video dove spacchetta le carte dei Pokémon, perché lo fa in un modo molto ASMR, e ho visto anche quello dei suoi regali di Natale. Io, anche se sono fuori tema, li guardo lo stesso, cioè non mi interessa. Cioè potrei guardare anche in agosto video di Halloween, cioè non mi interessa. I suoi sì, mi piacciono molto, soprattutto gli spacchettamenti. Ah, sì. E ovviamente i video di Ninfea ASMR li guardo sempre perché fa. Però non ho una tipo. Cioè sono più. Vado più. Non vado più a tipo di video, ma vado più a canale adesso, in questo periodo. Mi fisso di più sui canali che sul tipo di video. Perché magari mi piace quella persona lì o mi dà trigger la sua voce, la sua intonazione. La sua personalità, come muove le mani, così. Quindi non vado più a ricercare, perché prima andavo proprio a ricercare, non so, microphone touching o piuttosto che un'altra cosa. Adesso invece vado più sulla persona, sul canale, ecco sì. Come quasi mi mancasse quella persona. O non lo so, insomma, avessi bisogno di quella persona lì in quel momento. Non lo so spiegare, però va bene, è andata così. Ti dico io che è così, fidati. Mi pare che non ho altre domande, vediamo. Ah, mi hanno chiesto, sai chi eri nella tua vita precedente? Se la risposta è no, ti piacerebbe saperlo? La mia risposta è sì, perché ovviamente le divinità restano divinità anche nelle altre vite, perché sono immortali. Quindi, ok,
Finisco le mie olive. Il video è molto lungo. Non ho detto la mia bevanda preferita. Bevanda preferita, vabbè, l'acqua. Cioè, se mi dicono scegli una cosa che dovrei bere per tutta la vita, sceglierei l'acqua, ovviamente, cioè, penso, no? Perché è l'unica cosa che di sé, l'acqua naturale, l'acqua, non dico la marca, perché ci sono due marche che mi piacciono tanto, però non la dico, perché non voglio che pensiate che sto facendo pubblicità, dato che mi è stato anche contestato il fatto che facevo i video dei volantini e gli stavo facendo pubblicità al Lidl, ma no, non, nessuno mi paga per fare quelle cose, le faccio perché mi piacciono. Cioè, mi piace davvero il Lidl. Comunque, scegliere l'acqua oppure bevanda che però non sono obbligata a berla per tutta la vita, mi piace e basta, è la mia preferita. Lo spritz misto, adesso ce l'ho col misto, prima sono passata dall'Aperol al Campari, adesso sono sul misto che praticamente mettono un po' di Campari e un po' di Aperol dentro. Buono. Però appunto ne bevo uno solo perché sennò dopo non voglio ubriacarmi, ecco. Perché sì, io mi ubriaco con uno spritz. Cioè, ne bevo uno e sono brilla, ecco, dignitosamente brilla, direbbe qualcuno. Ne bevo uno, sono dignitosamente brilla. Al secondo già, ciao. Ciao, Ecate. Se Aperol no, perché non fa tanti gradi. Però se il Campari fa 25, quindi capirai che è proprio che lo bevo per gusto, perché mi piace il gusto, non perché mi voglio ubriacare, in quel senso. Da brava veneta posso dire lo spritz come bevanda preferita. Sì, mi piace. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare, sia stato interessante per te cenare con me questa sera e ascoltare le cose che ho detto. Sì, super sparato, ho fatto play, non sono stata lì a settare le luci e tutto, spero che, no, spero ti andrà bene così perché ho deciso io. Io ti auguro buonanotte, buon relax.